1885, parte con poche centinaia di lavoratori. Linificio e ferriera erano le due grosse opportunità di lavoro per i giovani negli anni 20, 30, 40, 50 e così via. Questa azienda, come sapete, arrivò fino a 1100 dipendenti, quindi una grossa realtà. Cioè alcune famiglie, grosse famiglie di proprietari ferrieri, Vailati, gli Scramezzi, i Maratti, acquistano questa, uno di questi lavoratori, continuano a fare ferri di cavallo, ma cercano di allargare la loro attività. E qui trovano un primo personaggio all'interno di queste famiglie, che è l'ingegner Mario Marazzi, il quale ha una formazione ingegneristica avventurosa, ecco, rispetto ai nostri curriculum di studio. Direi che la ferriera in questi anni, cioè soprattutto tra gli anni, negli anni 50, riesce però a utilizzare tre risorse, sostanzialmente direi una risorsa umana molto importante dovuta a questa presenza di una manodopera specializzata e integrata, ecco, in qualche modo nella figura di un nuovo ingegnere, cioè di Ottaviano Marazzi, figlio di Mario Marazzi, che ha delle grosse capacità di trasferimento di innovazioni da altri impianti che lui visitava, in cui lui si aggiornava, e la ferriera di Crema. Anche il periodo della guerra, al di là dei danni che poi la ferriera riceve, soprattutto dei bombardamenti aerei del 44, le consentono di continuare a lavorare. L'importanza della ferriera è oggettiva, ha accompagnato lo sviluppo di Crema e del circondario. La produzione in ferriera ha prodotto ricchezza per tutto il territorio, ha permesso lo sviluppo della vita sociale di numerose famiglie, operaie. Anche attraverso la storia sviluppatasi in ferriera e attorno a questa storia, le famiglie bracciantili del Cremasco, di contadini poveri, hanno potuto diventare famiglie operaie con la dignità e il prestigio di sentirsi tali. Che non posso che essere soddisfatto del risultato di serio, onesto, non è retorica, e costruttivo confronto instaurato con le maestranze, con le rappresentanze sindacali, anche perché, e torno alla sottolineatura iniziale, ogni componente, rispetto dei propri ruoli evidentemente, deve sentirsi componente della stessa realtà. Per 5 anni non abbiamo più fatto sciopero. Facevamo 10-12 ore al giorno, di giorno e di notte, e abbiamo salvato la terra. Bello è stato il momento più bello, lavorare, perché avevo fiducia in Formolone. Perché i Marazzi erano persone di Garda mia se ne sia rossa, ma loro guardavano. Sei sicura? Sicurissima! E che ne parlo era questo? Chi ci mandava? Tutti i sovversivi. Cioè? No, ma è anche dai nomi, perché parliamo della storia. Manetta, Livio, ma c'è che era sovversivo anche lui. Naturalmente quando eravamo in Acciaieria era come un campo di battaglia, spesse volte vero, le volte si impone, sono saltate. Poi invece c'è il reparto del forno proprio, dell'acciaieria, dove utilizzando il materiale post bellico dopo la guerra vi erano dentro delle bombe. Utilizzavano materiali, di tanto in tanto scoppiava qualcuno, ci sono stati 6 o 7 morti adesso. Elevare un pensiero ai nostri compagni lavoratori caduti in ferriere. Le spiego. Adolfo Stramezzi era maggiore della milizia fascista. Era amico di Farinacci. Veniva dentro coi galloni, sa com'è. Con la liberazione
non si è più presentato in fabbrica per un anno, o forse di più. Aveva paura. Poi mi hanno detto che voleva tornare in fabbrica. Aveva maltrattato gli operai, eh? Noi allora abbiamo parlato con gli operai. Abbiamo fatto una discussione, abbiamo messo giù un ordine del giorno con delle richieste, perché accettavamo, ma solo se avessero rispettato queste cose. Riassumere la gente richiamata in guerra e riconoscere il consiglio di gestione. Loro non hanno accettato. Allora noi abbiamo detto, se torna, responsabilità sua, eh? Se gli fanno qualche scherzo. Dopo un anno è tornato. Quando è tornato siamo andati là, noi della commissione interna, e gli abbiamo detto, deve andare nel reparto bulloneria e filettaggio, deve dire come si comporta adesso. Ho messo l'Anna Cadrega, parli con gli operai. Allora è salito e ha detto, dimentichiamo gli errori del passato. Erano due, no? Noi eravamo dalla portineria degli impiegati e dall'altra parte c'era la portineria dei operai. Qua c'era il passaggio con il controllo dei cartellini per la trimbalatura. Questa era la sedia che serviva sia per il laminatore che l'acciaieria e la bulloneria. Io mi confondo enormemente, ma noi siamo ci sono dei momenti che eravamo più di 1000 operai. Effettivamente cos'eravamo? 300, 400 e facevamo molto più produzione. Io lavoravo come guardia giurata, con la divisa, questo è il cappello della divisa. Io lì ero una guardia particolare giurata addetta a sorveglianza del patrimonio aziendale. L'impatto con questo mondo, di questa fabbrica, è come l'avete vissuto il primo giorno proprio, entrato, quando avete messo dentro il piede? Mi hanno mandato in acciaieria. Guardi, non ho mai visto una cosa simile. Si vuotava l'acciaio, si rovesciava circa 300 quintali, eravamo là in due, nel giro di 2 ore ci dovevamo a spaccare tutte quelle radici lì. Poi uno le prendeva con la gru e con la trinaglia, le si catastava, ma rossi, eh? Si andava lì 10 minuti, poi si scappava. Io dico che il primo giorno non ho mai visto. Ho perfino pianto, domani non vengo più. Veniamo da famiglie indubbiamente che avevano un problema del lavoro, quindi non si stava lì tanto a pensare se il lavoro era bello o era brutto. Allora poi le garanzie sindacali erano molto, molto basse, nel senso che noi in bulloneria andavo a lavorare, lavoravo 10 ore al giorno per 6 giorni. Il impatto da Lulivecchi con la vestaglia bianca, mi sono trovato in ferriera, mi sembra di essere 2 giorni straniera. Mi sono trovato proprio, almeno la prima settimana, veramente fuori luogo veramente. Non pensavo che c'era quel lavoro lì. Il mio primo impatto con il mondo dal lavoro alla ferriera è stato traumatico. Ero entrato come allievo gruista e mi ero trovato ad impacchettare verghe a U da 12 metri che pesavano 120 kg. Infatti a volte mi chiedo se io sono riuscita a farlo,
Però mi domando se mio figlio o anche mia sorella, che ha 5-6 anni meno di me, avrebbe fatto la vita che ho fatto io. Alla sera del primo giorno avevo le braccia che non potevo più muovere per gli sforzi fatti. Duro, eh? Esatto. Cacchio. Uno che non ha mai visto la ferriera non si rende conto di com'è una ferriera. Sappiamo che la siderurgia è una lavora brutta, come sta a dire, polvere, c'è fumo, c'è caldo, c'è pericolo, c'è un po' di tutto. Ecco. Me, il mio è il problema di andare in aria, però con la soddisfazione di andare e da questa sdovisia grista, no? Che ho scritto al piazzale, no? Al piazzale, tutta la gente lavora, che lavora mia, no? C'è che pissa di lì, c'è che pissa di là. E poi l'aiuto che veniva da tutti, cioè era un po' come una famiglia. Una famiglia, ecco, il reparto era molto unito. Cioè, in Bulloneria non era così. Questa solidarietà che stanno dicendo loro. Quindi in Bulloneria non c'era. Non in tutti i reparti. Secondo me vi erano due ferrieri. Che me se disegna qualche pensa sto mia vita. Vi era la ferriera Bulloneria. E la ferriera, la minatoia, acciaieria. Loro si sentivano come l'accademia, poche parole, dalla ferriera. La Bulloneria, erano tutti accademici. I lavori più disagiati, più utili, facevano fare i giovani invece di entrare. Quando il presidente va giù per lo stabilimento e chiama gli operai per nome, l'operaio, non dico che si commuove, ma siamo lì. Il clima era quello lì, non credo che occorra sottolinearlo. Dopo ovviamente c'erano gli scontri, c'erano quelli bollati di comunismo. Arrivavi là, uno aveva il muso, l'altro aveva il muso, me come mai vita il muso, perché sono sempre andata volentiera, perché lavorando con gli uomini, no? È tutto diverso che lavorare in mezzo alle donne. Prima usavo anche le guardie per andare a dare, per fare i rapporti agli operai. Più di una volta le faccio la botte, noi dobbiamo dire tutto questo, se cioè, la fanno a botte, non lo tre, a botte, fanno a botte. Me mi ha spaccato coste con la scandigliata. Secondo me la ferriera veramente esprimeva uno spirito di corpo oltre che uno spirito di classe. Non vorrei neanche dipingere un quadro troppo rosa sempre in una ferriera che eravamo dove si lavorava con 1550 gradi a 1,5 metri, insomma. E quindi questo vivere sulla propria pelle, la coscienza di classe, ma non intesa in termini massimalisti, ma la coscienza di far parte del movimento operaio e in particolare di quel movimento operaio, di quel particolare tipo di lavoratore. Dopo la guerra lo stabilimento era uscito nelle situazioni tecniche di un antico anteguerra, cioè voglio dire questa cosa come dopo la lavorava come nel 20, il lavoro era praticamente tutto manuale. L'ingegner Marazzi, pur essendo il padrone, tra virgolette, aveva grande rispetto, era rispettato dai lavoratori, perché gli riconoscevano un'attenzione, una sensibilità alle tematiche proprio umane, delle condizioni di lavoro, della dignità dei lavoratori. Ma sul piano dell'imprenditore, come ho detto prima, è una frana, cioè ha fatto errori su errori. Cosa posso dire? Il posto ha molto condizionato lo sviluppo dell'azienda. Perché il trasferimento di uno stabilimento industriale era cosa impossibile. Metà delle macchine che si vedono, cioè più della metà, sta sottoterra. Io con questa persona qua ho avuto parecchi scontri. Su un piano umano
A me non mi è mai mancata una busta paga in tutti gli anni che ho fatto in feriera. Una sola cosa non mi perdono. Mi aveva detto, senta, se lei riesce a far capire al consiglio di fabbrica, se fate un sacrificio di un anno e mezzo, non fare il contratto aziendale o non chiedere niente, io spero di avere ancora delle quote e riassumere gente e vedrete che farete dei contratti buoni con me. È l'unica volta che abbiamo peso a chiasso col sacco pieno di soldi. L'unica volta. Per me l'unica persona che è l'ingegner Marazzi, perché dopo il TAI e compagnia bella. Moltissime occasioni ho avuto modo di sperimentare un aiuto positivo, di volontà, di serietà, di intelligenza, con dei dipendenti che ricordo con molto piacere. In quegli anni lì è stato traumatico per tutti, cioè il lavoro era, non c'erano garanzie, ecco, da quel punto di vista lì. Lei sa che noi abbiamo avuto una crisi molto grossa nel 57, esatto. I cui effetti hanno perdurato per parecchio tempo. Dal 57 in poi si può dire che tutti, il 90% degli utili sono stati impiegati nel aggiornare le strutture. Nel 57, quando c'è stata l'amministrazione controllata, si veniva da un periodo di bassa congiuntura. Fatta l'amministrazione controllata è partito il periodo di alta congiuntura. Si poteva giocare all'otto dicendo che alla fine del 93, all'inizio del 94 i prezzi sarebbero schizzati. Proprio un cambiamento totale dello stabilimento. Da me un disastro. Addirittura venia dalle terre dannaria a Capanù e volevo obbligare a imparare, beh, col cal che fa a 40 gradi a mettere i caschi, così anche gli operari si mettia contro i delegati, perché era i delegati che volevano mettere i caschi. Dopo, già all'epoca della vendita ai bresciani, il lavoro era tutto meccanizzato e in parte automatizzato, perché meccanizzare non è tanto facile, però non è neanche sufficiente, perché non bisogna cadere nella monotonia del lavoro. Morale della favola, diceva, perché bisogna poi non c'è uno. Morale della favola. Duarte, due o tre vecchie, non ci ha detto vicino. I gas, tutti quattro bambini, quattro ragazzi, da chi lì che era a fare la scuola. Fiume, i fa bene, si cerca i tagli per turno. Altri sa, sì o no? Benissimo. Ma lui la mia gente mi giusto. E qui te la. Se non ti comuni, anche vediamo. Allora, se permette, lui parla per l'acciaieria. Sui laminatoi, parla con il consiglio da fare. Vabbè, è mica lavorare in mezzo, sono mia mente. Secondo me, chi vive sulla sua pelle sa più le cose. Concretamente, gli investimenti alla ferriera sono stati fatti pochi e male, e sbagliati. Me che vengo da un paese, dal Sapel, vedi dei macchinari che erano quelli dall'Ottocento, che sia ben chiaro, che me mi piace proprio dall'antiquariato, sia proprio te. Qua il montaggio dei macchinari dell'antiquariato. Esempio, lui si ricorda, volevano addirittura mandare i lingotti dal furne al laminatoio 4 al laminatoio 3. I da metti zombare da gabbia, i da mai riuscito a fare partì, mai saltava fuori a verde in tutte le bande. Oggi non si ammette non solo di faticare, ma non si ammette neanche il lavoro ripetitivo, il lavoro noioso. Quello che una volta si era sembrato una pacchia, non è più ammesso. Questa è la zona ultima che dove è stata progettata la colata continua, erano gli ultimi impianti che ha fatto l'ingegner Ottaviano. Colate d'acciaio.
e diventa alla fine rigide, verde, nichelante. Sono un ragazzo difficile, io come tutti i siderurgici. Se si tagliava con l'ossigeno il capo, senza un giai, da beh. Se l'operare senza un giai, da mandare la vita. Questa era la legge del TAI, segna. Io sono il TAI, ingegnere, ero responsabile della direzione di stabilimento. Girà col pantò e basta. Non è stata una bella esperienza questa qua, da parte mia. In feriera erano, eccetto i direttori, il TAI e i suoi predecessori, erano tutti fiori di serra. Sì, minacciava così, ma anche se era grande a me non mi faceva impressione. Io andavo ugualmente e facevo il mio lavoro. Gli ho detto, lei faccia il suo che io faccio il mio. Io quando ho il reparto che ha i suoi utensili e mi dicono che per il momento possono andare avanti, non hanno bisogno di me, io uscivo dal reparto e andavo negli altri reparti a chiedere, come facevano tanti altri delegati che hanno fatto, magari più furbamente, magari senza farsi vedere, perché io andavo anche dagli impiegati, da lì il fatto, passavo anche in direzione, passavo davanti anche a Marazzi, non mi interessava, non guardavo in faccia a nessuno. E allora questo al TAI non andava. E allora una volta il laminatoio è successo che mi ha fermato veramente davanti la gente, non so cosa voleva dimostrare, essendo molto grande e io non ho un'altezza tanto grande, mi ha puntato il dito addosso, avevo un brutto vizio, puntavo un dito addosso e metteva vicino al naso proprio, una cosa che non sopportavo. Gli avevo detto alla gente, non fatevi mettere il dito davanti alla faccia, è una cosa noiosa, una cosa antipatica. E lui ci ha provato con me, però ci ha provato una sola volta, che l'unica volta che mi ha messo il dito davanti gliel'ho preso in bocca e gliel'ho masticato. Ma i rapporti con l'interno, interni con il sindacato sono stati sempre ottimi. Lui tirando fuori il dito dalla bocca, io schiacciando, questo è ferito. È un gioco un po' al massacro. Dal rapporto che mi ha fatto era una cosa premeditata. Avevo 3 giorni di sospensione. Io sempre magari dal Dulà che mi fa la battutina, no? Fa le corte, quanto ti dice, denti, la mia gran, alfa schefe. E cosa è successo? Dai 3 giorni di sospensione che volevano darmi per aggressione al direttore della fabbrica, sono andato con 1 giorno di sospensione. È finita tutto lì, ecco. Però a me, dopo ancora 20 anni che sono rimasto lì, non mi ho mai più messo il dito davanti. Non è stata una bella esperienza questa qua. E la vita di fonderia, compresa la ferriera di Crema, era quella. Era quella. In ferriera si organizza anche dalle gite. Alle gite. Beh, là un operaio ha lanciato una sfida di nuoto al TAI, che era il direttore. Ecco, e lui che lo prova e sa, ora c'è la Tarzan, poi le mi dà le pinne da bulette e le patine dal mare. E lui il TAI fa, ma no, accetto la sfida. Andiamo fino al barcone e torniamo indietro. Lui sa, e al TAI le va con il sacafora, le scarlo, oh, e conta. Me però mi ha fatto a caso il caso sante lui sto carogna della Madonna, ne so che le andiamo al barco al talvalente figlio lo squadro non so che si fa calà la buona barco al vedre accendete che tu vai fuori a ritempo che capi l'operaio al tai che schifusco sto c'è in vita da te per la pura ma il terdone che ma un po' che vede una roba diversa dall'uomo ma ascolta perché che andava a lavorare anche la maniera che da fa finché fa 8 ore da lavorare perché che da fa 4 ore da lavorare come in su mare. Dopo per forza capita le disgrazie perché salta su con la carga attacca di qui, attacca di là, dopo il rie a un certo punto che capisce niente, si fa male, no? Beh sì, ci sono state parecchie, specialmente non solo in acciaierie che erano per scottature, ma specialmente anche al laminatoio. Laminatoio ancora con le tenaglie, si prendeva il laminato quando usciva dal forno e di corsa si doveva stendere e lì era veramente un matatoio perché gli infortuni erano a ripetizione, infortuni gravi,
gente che ha avuto trapassato il ventre dalle verghe di ferro arroventate che uscivano dal forno e loro di corsa dovevano prenderla di corsa e distenderla di modo che non si attorcigliasse. E il ferro era una cosa veramente bestiale. Dunque, ho avuto un grave infortunio il 27 maggio dell'87. A 10:08 erano io e il capo squadra, abbiamo visto che c'erano delle verghe che non andavano più, una corta e una lunga, ma non ci siamo accorti che non funzionavano più, andavano con forza d'inerzia. Il signor Bassi è stato imprigionato dalla verga, diciamo continua, fino a quando non è venuta la verga non abbiamo potuto estrarlo e si è bruciato. Sì, l'ambiente non era proprio di quelli... Era un ambiente pericoloso, però insomma, sì, sapevamo che eravamo in siderurgia. Certo, bisognava stare attenti, massima attenzione. Ho manovrato un po' per abbassarli. È arrivata quella verga lì, ha picchiato contro questo ruli e è uscita dalla sede e mi ha avvolto tutto. Io sono saltato nella buca, che c'era una buca lì, e lei mi è venuta dietro, si è piegata, e lei dove picchia si piega, non è che lei è rigida, è diritta, se va fuori diritta, ma lei quando picchia, sa mai che effetto fa? Difatti mi è venuta dietro nella buca. Quello che c'era in fondo, che ha sentito così, ha tagliato e quel pezzo lì ormai ce l'avevo già addosso, solo con la canna dell'acqua che c'erano lì, mi hanno spento i vestiti. Mi hanno spento i vestiti, sono uscito da solo dalla buca, intanto ho preso la barella e... Ciappalì, ciappalà, ciappalì, per dopo che a otture, fanno le desi, a otture che bella urata. Qua così dietro, sulla spalla, la prima botta, la punta. E dopo mi ha piegato tutta la schiena, un po' sulla testa, un po' tutte le parti, che io mi sono coperto. Tante volte le sicurezze c'erano, tante volte si rispettavano, tante volte erano talmente la fressa di lavorare, fare la produzione, certo. Delle volte si poteva anche riuscire a dimenticarsi un qualcosa di sicurezza e un po' delle volte poteva essere anche colpa nostra. Che mi hanno portato con l'ambulanza dall'ospedale di Crema a Niguarda. Sono attrezzati per il centro di grande ustione, qua non c'erano niente. Qua addirittura un professore, che non faccio il nome, ha detto a mia moglie, qua in stenteria dove era pronto soccorso, signore proviamo a mandarlo a Milano ma non c'è più niente da fare. Allora a me mi sono azzardata da dire, ma ascolta, ma concordo andare alla binetta, ma lasciami andare perché è che da fare la produzione. Ma ascolta, piuttosto, te che andare a cercare da essere più scelasticata al lavoro. Quindi no? Più prudente. Più prudenza, meno infortunio, no? La pelle non c'era più, c'era tutta la carne. Appena arrivato sentivo delle grida e uno era caduto nella scoria. Quell'uomo lì era lì vicino alla colata. Ha vuotato un po' di colata, colà si è spaventato e saltato dentro. È bruciato e è stato portato all'ospedale, ma dopo qualche giorno è deceduto. Sono stati accertati dopo che si erano rotto i giunti interni di qui, i rulli di trascinatore. Rompendo sui giunti, il motore lavorava ma girava a vuoto. E quando partecipavo alle assemblee che c'era Rocco che continuava con sto sicurezza, perché lui ce l'aveva su la sicurezza, sull'ambiente di lavoro e tutto il resto, io dicevo, ma avevo 18 anni, dicevo, ma cosa dicevo? Sono cose che mi rendo conto adesso, cose che magari anche i giovani di adesso non tengono conto di questo perché pensano solo ai soldi. Dunque mi guardo, ho fatto 20 giorni, mi pare, o 25, in sale asettiche. Dopo un'operazione sono andato in corsia. In corsia non mi guariva ancora la gamba, dove mi hanno tolto la pelle e me ne è fatto un'altra. Ancora per, insomma, in tutto su 45 giorni. Io ero arrivato a Seture, prima di andare a mangiare, che era da fare mela quintaglia da ferro. A Scaragni una volta, che era a metà, quello di Scaragni, scusa me, né per me le mie gesta. Allora proprio ho cominciato a indentrare lui alla sera, fa il giretto. Mi hanno tolto dalle cosce la pelle, che mi hanno messa tutta qua, questo qua un pezzettino di pelle, sulla schiena
e tutto il fianco destro. Prima di tutto pensavo alla moglie e al bambino, che avevo il figlio piccolo. Non ho potuto vederlo per 45 giorni perché entrava una persona sola. Dai, con la voce al naso, capo del mio, soffiasse al naso perché è sempre la verga, lei bea ma. Era una delle poche fabbriche fortemente politicizzata, diciamo oltre all'Olivetti, la Bonaldi ed altre. In che senso? Che i delegati sindacali erano nello stesso tempo, in buona parte, militanti dei partiti di massa di allora, quindi del Partito Comunista, del Partito Socialista e della Democrazia Cristiana. Che faccia dai giornate, picchettare là sui cancelli, che sono fermati, che ormai sono un rapper, ma con le campane fanno sti come San Pedaroi, un po' da loro. D'accordo, noi diciamo che eravamo per anche noi, praticamente, quindi ci interessava gli operai, però non potevamo esprimerli proprio liberamente. Di là c'erano i picchetti degli operai, qui c'era la direzione, eravamo in piedi, fermi. Sperando che non succedesse niente, no? No, io sono entrato nel 75, quindi diciamo che era cambiato lo statuto dei lavoratori e anche noi siamo stati più tranquilli perché prima anche, usavo anche le guardie per andare a dare, per fare i rapporti agli operai. C'erano gente di crema, venivano con le bottiglie, no, sai perché si sentiva un po' la solidarietà. Si diceva di no, però un no possibilista, insomma. Purtroppo è stata una trattativa che è andata sempre perdendo il senso della realtà. Se posso fare un appunto io al sindacato in sé, è quello appunto di aver continuato, tra virgolette, questo modo di sempre chiedere e richiedere anche in tempi dove... Ma molte volte le cose che chiedevano erano giuste. Per esempio per l'ambiente di lavoro, per la salute, erano cose sacrosante. Io so che il nostro è stato un comportamento, credo, all'insegna della correttezza sia nei rapporti interni che esterni, ma è ovvio che ognuno gioca il proprio ruolo, però io devo dire che è stato giocato molto correttamente. Io mi sono trovato bene con tutti i sindacalisti, salvo qualcuno, no? Che mi sta antipatico proprio, come persona. Ricordo che tutti gli anni il vescovo di Crema veniva a fare visita in fabbrica e passava anche dal consiglio di fabbrica. Come avveniva questo incontro col consiglio di fabbrica? Il consiglio di fabbrica veniva, in principio era un brutto metodo, perché prima si andava dalla parte padronale, dopo 20 minuti circa si veniva in consiglio di fabbrica. Visto una cosa del genere, ho chiuso il consiglio di fabbrica e siamo rimasti dentro 40 minuti. Quindi hai chiuso dentro il vescovo nel consiglio di fabbrica? Che dopo il vescovo mi ha dato ragione, ha detto va bene, d'ora in poi, quando verrò a far visita una volta all'anno, verrò prima in consiglio. Questo qui era riempito di rotame e con le gru si caricavano i forni elettrico e marten. I capannoni della trafila, adesso lo vedete vuoti, ma una volta erano pieni di laminati rotondi che venivano trafilati per fare i buloni della buloneria, estremamente precisi. Qua dentro c'era la placca della minatoio 3, sopra era il forno che scaldava le bilette, no? E che le mandava dentro nei cilindri che facevano il laminato, e il laminato con la placca li portava in questo punto qua, che li scaricavano e li portavano via con la gru. Thank you.
partecipavano i lavoratori in ferriera alle assemblee, si litigava anche, no? Adesso non interviene più nessuno. Io a volte preferivo, se c'era concomitanza, partecipare alla trattativa della ferriera piuttosto che a quella dell'Olivetti, perché qui veramente avevi il gusto di andare a discutere problemi e argomenti strettamente correlati alla vita di azienda e alla vita dei lavoratori. E certo si gridava, certo si litigava, però alla fine di lì, quando si usciva, eravamo tutti d'accordo, specialmente quando andavamo in direzione. Certo. Quindi sì, ci sarà stato anche, diciamo, qualche errore, qualche lentezza. Beh, in assemblea urlavano tutti, ma urlavano anche perché la rumorosità, che portava anche un certo tasso di sordità, li portava a dover alzare la voce. Io mi ricordo la prima assemblea in acciaieria, dopo la mia introduzione non capivo come mai i lavoratori, per intervenire, mi venivano vicino e urlavano. Io dicevo: ma stai seduto? Poi mi hanno spiegato che mediamente erano un po' sordi e che erano abituati in ambiente di acciaieria siderurgico a comunicare alzando moltissimo la voce e parlando vicino. Al sindacato era credibile, sa perché? Perché di ripiego il comune era credibile. Era credibile, ma non i sindacalisti che ti arrivavano con la lisetta. La ferriera ha avuto sempre un'altissima percentuale di lavoratori iscritti al sindacato. Segnalo popolo! Segnalo popolo! Dai, Rocco aveva le sue opinioni, rispettabilissime, però gli accordi li hanno fatti gli Albluà, i Mediani, i Benzi e così via. Segnalo popolo! Rocco rappresenta una testimonianza di un delegato che legittimamente ha espresso e continua a esprimere le proprie opinioni. E da Felice, parlando da Felice personalmente, mi viene dalla C. Ma dice che io ho cambiato tanti dei sindacalisti, ma la persona corretta è onesta come che lei che è la mia. Ma dice a me, perché lei fa mettere la mano sul popolo, perché lei è brava. È bruciata! Dopo facciamo una cosa. È bruciata! Ultimamente, che sono del cuoco che Felice, che ha fatto il sindacalista, è il momento più grave. Sì, noi era qualche tempo che cercavamo di trovare un acquirente a cui poter cedere questo stabilimento e che lo portasse avanti lui. Io ero anziano, avevo già 68 anni quando è venuta la cessione, non avevo figli, come non li ho tuttora. E quindi spinte per continuare non ce n'erano. Sono stato il primo contatto con il dottor Bologna. Sono stato uno dei firmatari di quel famoso accordo sindacale siglato nell'87 che ha permesso, diciamo, che Spianato fosse la strada all'arrivo della compagine del dottor Bologna, perché eravamo proprio arrivati forse alla frutta, se non all'osso. Non è facile ricordare tutti i vari anni, perché ce ne sono stati iniziali di belli che ci hanno spinto a investimenti, a credere che saremmo riusciti nella nostra impresa, mentre invece La colpa più grande, secondo me, che posso fare ai Marassi è questa: aver ceduto la ferriera ai bresciani, pur sapendo, questo è importante, pur sapendo che i bresciani venivano lì, la sfruttavano al massimo e poi la chiudevano. Abbiamo sfruttato e lasciato tutto in azienda, perché con un cortato giudiziale non si porta a casa nulla. Io ho visto, dai primi giorni sono arrivati i bresciani, dei lingotti che infornavano lunghi così, li hanno fatti lunghi come questo tavolo, non cambiando i macchinari. Io che lavoravo sulle gru,
vedevo che quando entrava questi lingotti, la gabbia la fa così, è come se io con la 500 mette un motore della Ferrari, sterco, di chi le ha del favore te? Beh, di lavoro aumentati, cioè lì sono impianti, cioè il forno colava certo un po' prima rispetto agli anni precedenti, ma... Chiudere l'azienda è una cosa particolarmente ostica, poi c'è sempre la speranza che ci siano altre soluzioni, se io non vedevo, non ne vedevo, altra gente magari poteva trovare qualche combinazione, qualche cosa per cui rendesse più facile, più economica la produzione. Possiamo dire di aver avuto veramente delle maestranze che meritavano ogni sforzo. Volevo sapere se facevi i scioperi, se vuoi che facevi i cartelli. Io so che nel consiglio di padre dell'esecutivo non volevamo mai andare da soli dal Pittsburgh, perché lui era una persona, davanti era bravo, ma dietro se poteva ti bruciava. Non siamo riusciti, ma non certo per le maestranze, per cui mi stupisce, ecco, questa sottolineatura. Bologna, secondo me, è stata ogni persona gli ha pesato. Lui Bologna li ha pesati tutti. Fotografati. Alla foto di tutti gli operai, eh. I cacciatori li ha fatti tutti capi reparto. Capo squadra, capo reparto, cacciatori, tutti i capi. Che tanti quando era quell'evento da Bologna, in Alfa Licenza la caccia a Polo, sperando da lì. Mira delle capacità. Quando è venuto lì è stato tutto un po' una cosa abbastanza, non so, non sembrava un po' una commedia. Ho riscontrato questo atteggiamento minimamente ostile nei confronti della proprietà, né da parte del consiglio di fabbrica né da parte dei lavoratori. Con la nuova proprietà del dottor Bologna e compagni da merenda, conquiste che noi avevamo faticato ad avere, in poco tempo si sono dissolte così. La mensa tolta al volo, infermeria zacchete tolta. Nonostante i grandi infortuni che succedia, Bagnini, cos'era i Bagnini? Finito dalla Ural Ferriera si entrò in voce come in maniera. Succedia dai da Suralas, via, fuori dalle balle a pochi lì. Le guardie tolte, via. Interessante sapere com'è finita la vicenda, perché poi loro praticamente li hanno quasi cacciati, per quello che so io, sì. Molto prima che chiudesse sì. La ferriera. I primi a tagliare siamo stati noi. Quindi ci hanno andato via, noi non eravamo studiati né da sindacati né da nessuno, mi sono trovato a 45 anni in mezzo alla strada. Bisognava ridurre il personale, bisognava porre dei correttivi che non erano stati posti, però rispettando ognuno il proprio ruolo istituzionale, tant'è che la mia presenza qui oggi è dovuta alla stima. Sì, i bresciani trattavano la gente un po' più da montanari. Non perché siano arrivati i bresciani col coltello in bocca, assolutamente. Poi ci sono bresciani bresciani, come ha detto sì. Il dottor Bologna, con molta cautela, però insomma. Erano così un po' grossolanotti, un po' rozzi. Alcuni, perché per esempio il dottor Bologna non era tutt'altra. Specie. Il giorno prima che rimanevo a casa in maternità, siamo andati a fare la doccia 5 minuti prima, è arrivato Cossina, eravamo in tre. Cossina chi era questo? Cossina era... ci ha fatto togliere, non so se tre ore di multa ci ha dato, perché siamo andati su a lavarci 5 minuti prima e io dopo, il giorno dopo, stavo a casa in maternità, ero incinta.
non abbiamo mai preso provvedimenti disciplinari, non abbiamo mai credo, ecco, non sono di questa razza onestamente. La cultura africana ha fatto testo in Europa e forse nel mondo, insomma. Te, quando hai scelto un set, denti al capo personale, al mi ha detto, da lì ti potevi mia, da lì mia, ancora, ti c'è per la tua careta, la carriola, e ti mette fuori tutto il piazzale, mi con il corset e con la careta a mano, a catasse. Da distante, Bologna al maestro, a Sascondì, da Drea a una colonna. Perché? Perché per me era orgoglio. Sappiamo che la siderurgia è una lavora, però come sta dire. Lo smantellamento non è stata una scelta, è stato un obbligo finale per salvare il salvabile. La chiusura della ferriera di Crema avvenne in una fase in cui, date le condizioni di mercato, tutte le acciaierie e tutte le ferriere lavoravano in perdita. Sbattia dentro da quella roba che dopo me sono andata da solo, perché ormai mi era anche in contatto con Bologna, con dei, senta presidente, guardi che adesso io non lo so, vedo che vanno fuori i camion, vanno fuori e rientrano, perché? Mettete, già che ti chiudi, sa che mettete, quanti ero là a destinazione che der via le carghe, saltava una della una da che e gli mandava Andrei. Negli ultimi due anni erano stati veramente penalizzanti a livello di prodotto, prezzo del prodotto, per cui ogni chilo che usciva dalla produzione faceva perdere 70-60 lire al chilogrammo. Visto oggi, nemmeno possiamo più fare l'esempio della drogheria che avevano cercato di sconsigliarmi di acquistare all'epoca, perché bisognava guardare i supermercati, in effetti la storia poi ce l'ha fatto vedere. Oggi nemmeno i supermercati sono più da soli in grado di operare, ma sono e fanno parte di multinazionali che hanno più stabilimenti in vari paesi. Noi abbiamo convocato le banche, le abbiamo convocate dicendo chiediamo di lasciarci respirare 6 mesi e hanno aderito tutte le banche, però volevano un capofila, ecco, diciamo. E lì è stato un sì, no, e poi alla fine no, abbiamo dovuto fermarci gioco a forza. Io l'ultimo anno non ho nemmeno percepito il compenso perché non c'erano nella cassa, per cui nessuno ha portato a casa una lira. Chi ti ha portati a Crema li ha lasciati. Certo, l'ultimo periodo, quando poi si tagliano quelli che sono alcune decine di posti di lavoro, simpatico non è per nessuno. Le tensioni ci sono state, ma sempre in un rapporto di grande dignità. Però Felice, la roba più brutta che ti hai provato proprio alla fine proprio delle giornate della ferriera, quando vedi che comincia a imbalare e sigilà come un'altra mensa, metta tutte le schiscette, tutte le robe lì a imbalare, le ore l'altra, e te l'abbandono proprio. Guarda, è una roba, cioè, che ti fa proprio male, ti fa male.